Ehi, è arrivato. Vado a chiederglielo. Vai, Giulia. Leonardo, aspetta. Oggi vorresti sederti vicino a me, così mi aiuti con matematica. Certo, come no. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Lei è Victoria, è appena arrivata in Italia e non parla in italiano. Quindi conto molto su di voi perché la aiutiate ad ambientarsi e ad entrare nella nostra classe, la vostra nuova compagna di classe. Giulia, per favore, potresti andarti a sedere nel banco in fondo vicino alle tue compagne, in modo che facciamo sedere Victoria in prima fila, che possa seguire meglio la lezione? Certo. Cominciamo bene, mi ha pure rubato il posto vicino a Leonardo. Allora ragazzi, riprendiamo il lavoro con le espressioni che abbiamo iniziato ieri. Vi scrivo un'espressione alla lavagna. Chi vuole venire a risolverla? Alessia, vuoi venire tu? Purtroppo c'è un errore, questa è la posta. Alessia, c'è qualcun altro che vuole provare? Victoria, vuoi venire tu? Molto bene, Victoria, tutto corretto. Guardate, oltre a rubarmi un posto, si monta pure la testa. Già, ma gliela facciamo pagare, vero ragazze? La seconda settimana io sono andata al mare. Bravo te. Lo hai portato? Eccolo, tieni. Eccolo, sta arrivando. Guardatela, sembra un pesce. Infatti i pesci non parlano. Allora, oggi diventerai famosa come Victoria la Muta. Vedete che bel quaderno che lo faremo diventare? Bene ragazzi, avete risolto le espressioni che vi avevo assegnato? Sì. Ok, potete portarmi i quaderni così vi mostrate quello che avete fatto? Cosa succede? Giulia, per favore, puoi vedere cosa succede a Victoria? Certo, speriamo non sia nulla di grave. Allora, hai creato il profilo? Sì, ieri con mio fratello abbiamo fatto un capolavoro. Sarà una cosa bellissima. Che ne dite? Lo mostriamo alla festa di Giulia? Sì. Ragazzi, dopo quello che è successo, ero molto indecisa se farvi fare la festa. Il compleanno di Giulia è oggi, quindi la festa si farà. Io mi auguro solo che chi ha fatto quel gesto si sia pentito. Ragazzi, fermi! Devo farvi vedere una bellissima cosa. Giulia, da te non me la sarei mai aspettato. È passato quasi un anno da quel giorno. Un giorno terribile. Ancora oggi piango quando ci ripenso. Le mie compagne e i loro amici furono sospesi per una settimana. Ancora non capisco perché l'avessero con me. Tutto ciò che volevo in quei momenti era la loro amicizia. Qualcuno che mi aiutasse a superare la nostalgia degli amici che avevo lasciato. Per fortuna il resto della classe mi ha aiutata. Ed oggi, io,
Victoria, ho ricominciato a giocare, scherzare e naturalmente a parlare in italiano.